chiara, importante, lunga e piena di sentimento. Racconto un piccolissimo episodio per introdurre questa canzone che farò. Qualche un po' di tempo fa, non moltissimo tempo fa, mi telefonò un amico che si trovava a Napoli per lavoro e mi chiamò, siccome ho uno studio di registrazione sotto casa dove lavoro, mi disse: guarda Fausto, avrei bisogno di una cortesia del tuo studio perché devo sistemare delle piccole cose per una registrazione che sto facendo. Disse: mo, caspita, mi fa molto piacere, vieni a trovare, vieni a casa, stiamo anche, approfittiamo per stare un po' insieme. Lui venne e lavorando, registrando con grande piacere, perché poi lavorare con certi artisti ti riempie comunque la vita. Tutti poi a casa mia, tutti quelli della mia famiglia, visto che c'era questo amico, che era un amico importante, fecero le fotografie, anche quelli che, gli amici che si trovavano lì per caso a passare, guardandolo, dissero: ah, dai, facciamoci una fotografia, oggi col telefonino si fanno le foto subito, no? Pure il cane se la fece, si mise là vicino a farsi la fotografia, solo io, un po' purtroppo per pudore, un po' anche per timidezza, che mi accompagna sempre, non mi fece la fotografia. Mi è dispiaciuto molto non farla, perché così poteva, era una cosa importante per me. Per farmi perdonare, quando vado a fare i concerti di chitarra, faccio sempre un suo pezzo, lo porto con me nei concerti e voglio regalarlo stasera a voi per condividerlo insieme. Grazie. Thank you.